Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Salve a tutti, siamo i ragazzi delle classi seconda A e C del Liceo Scientifico di Gualdo Tadino. Benvenuti nella nostra rubrica I Promessi Sposi. Oggi vi presentiamo Lucia. Salve a tutti, io sono Lucia, una giovane fanciulla proveniente da un piccolo paese lombardo, vicino a Lecco, sul lago di Como. Sono una ragazza dai capelli neri e un bel sorriso. Sono molto religiosa, solare, gentile e dolce. Non so come, ma Don Rodrigo si è innamorato di me, ostacolando in tutti i modi il mio matrimonio con Renzo. Entro in scena quando mi stavo preparando per le nozze. Ero circondata da tutte le mie amiche che mi stavano aiutando. Ad un certo punto, Bettina mi si avvicinò per dirmi che Renzo voleva parlarmi. Ho subito capito che era successo qualcosa di grave e gli sono andata incontro. Quando mi ha detto che Don Rodrigo si era messo in mezzo per non farci sposare, io in realtà già sospettavo qualcosa e ne avevo parlato con Fra Cristoforo. Non avevo detto nulla a mia madre e a Renzo per non farli preoccupare. La situazione era molto complicata. Mia madre cercò di aiutarci mandando Renzo a parlare con un avvocato, ma non servì a niente, così mandammo a chiamare Fra Cristoforo. Quando seppe cosa era successo si recò direttamente da Don Rodrigo, ma anche questo tentativo fallì. Allora mia madre ci propose l'ennesima soluzione. Ci disse che bastava andare da Don Abbondio con due testimoni, pronunciare una formula e il matrimonio sarebbe stato valido. Loro erano entusiasti per questo espediente, ma io ero molto dubbiosa perché non mi sembrava giusto ingannare Don Abbondio, sposarmi con un sotterfugio e non dire nulla a Fra Cristoforo. Ma alla fine mi convinsi per non deluderli. La sera successiva ci recammo a casa di Don Abbondio. Entrammo di nascosto dietro a Toni e Gervaso, che erano riusciti a farsi aprire con una scusa. Intanto mia madre aveva distratto Perpetua, ma quando fummo davanti a Don Abbondio, io non riuscii a pronunciare quelle parole. Lui si accorse e mi lanciò addosso un tappeto. Io rimasi impietrita in quella confusione generale. Poi riuscimmo a scappare. Mentre ci dirigevamo verso casa, incontrammo Minico, un ragazzino mandato da Fra Cristoforo, che ci avvertì di andare da lui a pescare Enico. Fra Cristoforo ci fece entrare. Pregammo anche per Don Rodrigo e ci disse che dovevamo lasciare il nostro paese, perché non eravamo più al sicuro. Mia madre ed io saremmo dovuti andare in un convento a Monza, mentre Renzo a Milano. Mi dispiaceva molto separarci e andarmene chissà dove e per chissà quanto tempo. Infatti, mentre salivamo sulla barca che ci avrebbe portato sull'altra sponda, con uno sguardo salutai le mie montagne e segretamente piansi. Al convento fummo ricevute dalla signora Badessa, che inizialmente mi sembrò subito una suora diversa dalle altre. Aveva un non so che di misterioso, come se nascondesse un doloroso segreto. Piano piano però mi abituai alla sua presenza e divenne molto gentile, sia con me che con mia madre. Un giorno, una fattoressa che lavorava al convento ci raccontò dei tumulti di Milano e ci disse che un ragazzo del nostro paese era ricercato dalla polizia. Capimmo subito che si trattava di Renzo, eravamo sconvolte da questa notizia e mia madre decise di tornare a casa per avere maggiori informazioni. Quindi restai da sola nel convento. Un giorno la badessa mi chiese di uscire per andare a chiamare il padre confessore di un monastero lì vicino. Ero molto titubante visto che non mi aveva mai chiesto una cosa del genere, però dovevo per forza accettare dato che lei mi aveva ospitato e dato protezione per tutto quel tempo. Mentre camminavo un signore mi fermò per sapere le indicazioni per Monza e da quel momento ricordo solo che mi hanno messo forzatamente in una carrozza, legandomi e imbavagliandomi. È stato un viaggio lunghissimo insieme a loschi individui che mi tenevano e non volevano che urlassi. A tratti mi sentivo svenire, ho provato più e più volte ad uscire dalla carrozza ma non ci fu niente da fare, così pregai per tutto il viaggio. Sono state ore intense, piene di sofferenza, disperazione. Una volta arrivata di fronte ad un castello, mi ha accolta una signora. Era una donna burbera senza compassione. Mi ha portata in una camera e non ho mai detto nemmeno una parola. Ho fissato tutta la notte la luna dalla finestra. Ad un certo punto arrivò quello che ipotizzavo fosse il padrone del palazzo. Mi ha chiesto ripetutamente di alzarmi. Io però ero terrorizzata e non riuscivo nemmeno a guardarlo, ma in seguito diventò molto insistente, così mi sono girata ad ascoltarlo e gli ho chiesto perché mi aveva rapita e gli ho anche detto che Dio l'avrebbe perdonato se solo avesse avuto un po' di compassione per me. Se ne andò, così mi affidai completamente alla fede, decisi di offrire alla Madonna ciò che avevo di più caro. Così feci un voto di castità, chiedendo di essere liberata in cambio di questo sacrificio.
A questo punto, sentendomi tranquilla, sotto la protezione di Dio, sono riuscita a dormire. Durante la tarda mattinata ho sentito dei trambusti nel castello, non capivo cosa fosse, quando, improvvisamente, piombarono di fronte ai miei occhi Don Abbondio, il padrone della casa, di cui non conosco il nome, ed una donna mai vista prima. Ero molto stupita, ho esclamato subito, è la Madonna che vi ha mandati. Sicuramente Dio gli aveva toccato il cuore. Mi dissero che ero libera e mi portarono a casa di quella donna, che era la moglie di un sarto. Poco dopo arrivò mia madre, che era stata avvertita. Le ho immediatamente raccontato tutto, seppur tralasciando qualche particolare, come il mio voto, perché forse non avrebbe capito. Mentre mi trovavo a casa del sarto, una donna di Milano, in villeggiatura in quei luoghi, si offrì di ospitarmi finché la situazione non si fosse tranquillizzata. Quindi, prima di partire, confidai a mia madre il voto che avevo fatto alla Madonna, chiedendole di farlo sapere anche a Renzo, e mi trasferii serenamente a casa di Donna Prassede e Don Ferrante. In quel periodo a Milano avrei voluto dimenticare Renzo, ma quella signora me lo nominava di continuo. Poi arrivò la peste, mi sono ammalata e sono stata trasferita, come tutti gli altri, al lazzaretto. Grazie a Dio però sono guarita e durante la convalescenza ho avuto la fortuna di avere accanto a me una signora molto gentile. Stavo parlando con lei quando vedi un ragazzo entrare nella mia capanna. Non potevo crederci, era proprio lui, Renzo. All'inizio ero al settimo cielo, ma poi il pensiero del voto fermò la mia gioia. Ero contenta che fosse sano e salvo e che mi fosse venuto a cercare, ma non potevo più sposarlo e questo mi feriva molto. Lui cercò subito di trovare una soluzione e mandò a chiamare Fra Cristoforo. Io non sapevo neanche che fosse lì e fui molto felice di rivederlo, anche se era visibilmente malato. Lui ci disse che il voto poteva essere sciolto dato che lo avevo fatto in un momento di paura e coinvolgendo anche Renzo senza il suo consenso. Io ero già legata a lui con una promessa, quindi avrei potuto sposarlo senza problemi. E se volevo offrire qualcosa alla Madonna, avrei potuto chiamare la nostra prima figlia Maria. Non mi sembrava vero, accettai e Fra Cristoforo ci benedisse dandoci il suo pane del perdono come segno di riconciliazione. Quella fu l'ultima volta che lo vedemmo. Una volta tornati a casa, essendo anche morto Don Rodrigo, finalmente fu celebrato da Don Abbondio il matrimonio tanto sofferto. Subito dopo ci trasferimmo vicino a Bergamo, dove Renzo aveva trovato lavoro. La nostra storia quindi ha avuto un lieto fine e ci ha insegnato molte cose. Renzo racconta sempre ai nostri figli tutto ciò che ha imparato, ma secondo me l'insegnamento è ancora più grande. Ci sono capitati molti guai, anche se io non li avevo affatto cercati, ma li abbiamo affrontati insieme grazie al nostro amore, ma soprattutto grazie alla grande fede in Dio. La fiducia in Lui, infatti, aiuta a sopportare le difficoltà e le rende utili per una vita migliore.